Romina Power a cena con un misterioso uomo brizzolato si lascia andare ad atteggiamenti affettuosi, è l'ultimo scoop di Novella 2000 che ha beccato in atteggiamenti intimi l'ex moglie di Albano. Forse una vendetta per tutto ciò che è successo in quest'ultimo periodo. Chi aveva sperato in un ritorno di fiamma con Albano Carrisi, sembra resterà deluso. I loro fan speravano in un ritorno di fiamma, dopo averli visti di nuovo insieme sul palco. E invece no. Non è ricominciato l'amore infinito fra Albano e Romina Power. Anzi, lei a quanto sembra ha un altro uomo. Romina bacia un altro nelle foto pubblicate da Novella 2000. Romina è immortalata a Roma. E non da sola. Per la Power serata romantica nel centro storico, insieme a un misterioso accompagnatore brizzolato. Cena, passeggiata, e atteggiamenti affettuosi, anche un bacio, sembra. Di certo il feeling con l'uomo del mistero è evidente. E al termine del loro appuntamento serale, lui la riaccompagna in hotel a bordo della sua cabriolet. Che dirà adesso l'ex marito? In realtà era stato lo stesso Carrisi a spegnere gli entusiasmi dei fan che, dopo averli rivisti insieme sul palco, erano già pronti a festeggiare un nuovo inizio per questa coppia rimasta nel cuore di molti. Il cantante di Cellino San Marco aveva infatti spiegato che dietro la serenità ritrovata con Romina non c'era affatto un ritorno di fiamma. Ne ho le scatole piene di questa storia, la mia felicità è vedere questa armonia che si è creata nella nostra grande famiglia. Mi fa piacere per i miei figli, grandi e piccoli. Ma, vi assicuro non c'è niente di più, aveva detto. E la conferma che non c'è nessun tenero segreto fra lui e la Power, Albano ha confermato di voler sposare, seppur non in tempi rapidi, la compagna Loredana Lecciso. Mara Venier conferma, Romina fa la santarellina ma è innamorata di un altro uomo. Romina Power innamorata di un altro uomo. È questo il giallo emerso grazie a una affermazione di Mara Venier di qualche tempo fa. A lanciare indizi su una possibile relazione della cantante con un uomo, non Albano, è proprio una delle più care amiche di Romina, ovvero la zia Mara. La conduttrice si è lasciata sfuggire qualche frecciatina che ha immediatamente fatto drizzare le orecchie a tutti i fan della bella cantante. Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali. Una battuta che ha scatenato immediatamente il gossip, alimentato da un secondo commento, io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata. Insomma, dopo la confessione di Albano di essere tornato con Loredana Lecciso, potremo presto aspettarci una confessione simile anche dalla bella Romina. C'è un altro uomo nella sua vita. Di chi si tratta? La caccia è partita ed è stata lanciata proprio da Mara Venier, che poi ha smorzato la fuga di notizie parlando del loro rapporto, più unito che mai. Il nostro rapporto si è rafforzato in questi anni. Siamo sempre state amiche, ma mai così. Sappi, dice la Venier, che per te ci sarò sempre. Se hai bisogno, chiama pure. Romina Power, il cuore è con loro, una soluzione c'è sempre. Torna a pubblicare su Instagram, la famosa ed amata cantante americana Romina Power, e lo fa con un post dal significato profondo e di importanza vitale, dimostrando ancora una volta, mediante l'appello, di avere grande sensibilità e un cuore davvero immenso. Se di recente l'ex moglie di Albano Carrisi si è mostrata nostalgica con una foto condivisa con tutti gli utenti a lei affezionati, suscitando al tempo stesso lacrime ed applausi sui social network, ecco che in questa occasione Romina sfrutta la propria fama e notorietà per veicolare un messaggio che ha la massima priorità su tutto il resto. Come già accaduto un po' di tempo fa, infatti, con un appello analogo e dal medesimo valore, la Power pone l'attenzione sul contrasto alla violenza sulle donne, sponsorizzando, per così dire, il numero nazionale dei centri antiviolenza.
Romina Power Instagram, l'appello di fondamentale importanza che piace ai follower. Infatti, chi si tiene aggiornato sulle vicende e i post, le foto e le riflessioni che l'artista americana condivide, sa bene che Romina ha a cuore la questione che riguarda proprio il contrasto alla violenza delle donne. Ma, in generale, ogni forma di violenza, sia essa anche relativa agli animali o gli abbandoni degli stessi. Nello scatto condiviso, si vede uno sfondo rosa con un testo in rosso che recita, il numero dei centri antiviolenza è attivo. Se hai bisogno chiama il 1522. Al termine del suddetto testo, due mani mimano un cuore all'interno tra i due palmi. Nella didascalia che accompagna il post,